Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi presento un nuovo video. Sfiderò uno dei miei iscritti che me l'ha chiesto molto spesso, perciò vediamo subito. Questo che si chiama Franci Boom, vinte 258, perse 283, pareggi 66, 16 trofei. Come vedete, le statistiche, nome del club The King, fondazione gennaio 2012. Che me l'ha chiesto, abbiamo giocato ieri sera molto tardi. Metto comunque in descrizione il link del suo canale se volete andare a farci un giro. Ma vediamo ora la squadra di questo mio avversario. Come vediamo, due team of the season e due giocatori in forma. Diamanti Team of the Season abbastanza costoso, gli Aici costa un po' meno Team of the Season, poi in attacco Matri in form e Mexes in form, davvero due giocatori interessanti, e Mario Gomez della Fiorentina, una versione transferred, quindi una squadra molto interessante, schierata con un 3-5-2, davvero molto forte in difesa con Chiellini, Ogbonna e Mexes Nero. Ma partiamo subito, benvenuti qui dal Santiago Bernabéu con Jigsaw the Puppet. E dal vostro José Altafini, benvenuti amici, buon divertimento. Devo dire una cosa, avete notato una curiosità? Tutti gli arbitri oggi sono in nero. Vedete le formazioni, vediamo la testata che abbiamo già visto con Handanovic, Mexes, Ogbonna, Chiellini, Guarini, Vidal, Lamela, Ljajic in attacco, Matri insieme a Mario Gomez con dietro le quinte Alessandro Diamanti. Incredibile, una squadra davvero molto forte e molto insidiosa. Vediamo invece la mia, che è sempre la solita, con Hakim Fejes, Anguà, Antonio Ferreira, Bocchetti, Ansaldi, McGeady, Jusilei, Hulk, Eto'o e infine l'ultimo giocatore che è Mark Gonzalez. Molto, molto bene, sta per iniziare la partita, la mia prima sfida contro un iscritto e possiamo cominciare. Palla subito per i Zarjixo che inizia subito la partita, palla per Gonzalez, prova subito qualche finta, si allarga, palla per Eto'o, attenzione, prova a servire subito Witsel gioca di sponda con Hulk. Serve subito Hulk, prova a fermare, ma viene fermato, recupera palla però Witsel, prova a cercare una soluzione difficile, palla per Eto'o, Hulk si avvicina alla porta ma viene intercettato Ogbonna e la palla finisce ad Handanovic. Vediamo qui, palla che arriva a Mexes, attenzione, rischia di perdere palla, palla per Lamela, bel triangolo con Diamanti, serve Gomez, un po' largo, prova al tiro Gomez, palla respinta da Akinfeev e la mette fuori dove Anguà recupera palla. Azione qui Diamanti, una finta, allarga per Lamela che serve subito Gomez. Gomez ancora lui prova il tiro. Questa volta è un po' meno forte la conclusione ed è facile per Akinfeev che può mettere la palla oltre il centrocampo. Vediamo qui Eto'o prova a lanciare Hulk, bello stop di Hulk, prova ad allargarsi Chiellini, lo rallenta, attenzione. Hulk si allarga, prova a servire McGeady, vediamo, no, non lo serve, ecco, McGeady, bella finta, attenzione, prova il tiro, palla sul fondo. Attenzione qui, calcio d'angolo, prova a servire Gomez, attenzione, Antonio Ferreira stacca, traversa incredibile, al 18° traversa incredibile dei Zarjixo che sono andati davvero vicini al gol. Vediamo qui invece, palla recuperata dalla squadra avversaria Gomez. Noi, credo che noi anche telespettatori dovremmo avere molta pazienza perché
è una partita che fingono, si stancano un pochettino, vede quanti sbagli che stanno facendo. D'accordo, infatti siamo stati davvero molto imprecisi. Vediamo qui ora però Ljajic allarga per Matri. Matri prova a puntare, vediamo. Matri serve Gomez. Gomez prova ad allungarsi, perde palla recuperata da Hulk, potrebbe dare il via alla ripartenza. Palla per Gonzalez. Gonzalez serve Witzel, palla recuperata però da Okbonna e fa ripartire subito Ljajic, che serve Matri. Matri prova a lanciare Gomez, palla respinta, la palla viene, finisce a Eto'o. Eto'o ha un po' di spazio, attenzione, bello il movimento di Hulk che è da solo davanti alla porta, attenzione Hulk, Hulk mette a lato, tiro di potenza respinto dal portiere, davvero grandissima azione qui di Eto'o. Attenzione, altro angolo, possono essere insidiosi, ma palla che non disturba il portiere avversario. Qui prova a ripartire con Gomez, ma viene fermato. Un po' di caos, attenzione, bella palla per Gomez, si allarga, può puntare Bocchetti, uno contro uno, si allarga. Palla per Eto'o, attenzione Eto'o, si allarga, viene fermato ancora una volta da Okbonna. Attenzione, qui palla per Guarini, potrebbe provare il tiro, ha un bel tiro, palla facile per Akinfeyev che fa subito ripartire la squadra. Vediamo ora invece palla per... cattura stretta tutto il campo, e questo che sta danneggiando lo spettacolo in questo momento. Non c'è libertà per nessun giocatore, per nessuna squadra di manovrare, fare due passaggi di fila. Finora è stato veramente una saga di errori. Attenzione qui la mela, una finta da una parte, attenzione ancora una finta, la mela prova a servire Gomez che cerca il cross, ma la palla è troppo poco larga per essere presa dai suoi compagni. Attenzione qui Hulk, Hulk continua a rientrare, serve Eto'o, palla persa nuovamente, Giusilei, azione, serve ancora Eto'o, palla recuperata ancora dalla squadra avversaria. Partita molto caotica, non si è riuscito a combinare molto, diciamo che c'è stato un possesso palla abbastanza equilibrato. Qui vediamo Gonzalez che prova a servire in mezzo, bella finta di Ansaldi che però viene fermato dal onnipresente Chiellini. Fine primo tempo, e come vedete io ho avuto un leggero leggermente tiri superiore e un possesso di palla maggiore. Comunque incomincia il secondo tempo, mi sono spostato su offensiva per cercare di fornire per attacco la manovra, e vediamo al 46esimo Giusilei fa una finta, mette il cross e tuo bellissimo il movimento da solo e da lì non sbaglia. Grandissimo gol al 48esimo e tu apre la partita e mette il suo segno, fa il segno dell'inchino per ringraziare i tifosi, ma secondo me ringraziava Giusilei per lo splendido assist. 48esimo, grandissimo gol di Eto'o. Rivediamo semi rovesciata, palla facile per uno come Eto'o che davanti alla porta non sbaglia. 1-0 per i Zarjikso. Vediamo se la squadra avversaria cercherà di riprendere possesso della partita. Qui vediamo Hulk, si allarga, una finta, sta puntando Chiellini, stranamente lo salta, bell'elastico, ma viene fermato chiaramente. Azione qui, ripartenza, e Bocchetti anticipa l'avversario. Qui Hulk, palla per McGidi, bella finta, un'altra finta, ma viene stoppato da Chiellini che è molto difficile superare. Vediamo qui palla per difensore Ansaldi, viene tirato giù da Matri. Matri incredibile, va a mettere il cross, Lamela stacco ed è gol. 63esimo e Eric Lamela, grandissimo gol dell'argentino, bellissimo stacco di testa, ma forse ci poteva stare un fallo sulla spinta di Matri sul mio difensore Ansaldi, ma comunque l'arbitro ha preferito non fischiare. Quindi 63esimo e siamo pari 1-1, gol di Lamela. Qui ripartiamo subito, cerchiamo di fare gol ma non è molto facile. Diamo palla servita per McGidi che serve subito Giusilei, palla per Hulk, ora per Witzel, allarga per Gonzalez. Gonzalez tenta qualcosa di difficile tra i due difensori ma viene stoppato ancora una volta dalla mela che rientra. Qui bella ripartenza agli Ajc, bel lancio per Gomez che lascia sfilare. Gomez ha davanti una prateria, attenzione Gomez! Oh, dolci baci e languide carezze! È così che Gomez si festeggia un gol, che questo qui è l'uomo del gol, c'è poco da fare, è lui, e segna sempre lui! Davvero grandissimo gol di Gomez, incredibile, palla sotto il sette palo, gol incredibile, un gol spaventoso del grandissimo tedesco Mario Gomez. Non ci credo ancora, mi ha fatto un gol quasi da fuori, da 20 metri. Vediamo McGidi, la storia non ci sta, McGidi. I giocatori professionisti, io non critico i giocatori, non possono calibrare un gol, oltretutto non è neanche disturbato. Palla qui invece per Hulk che prova qualcosa di difficile, allarga per Giusilei, McGidi ha un po' di spazio. Sagra di errori, eh? Uno dietro l'altro. Speriamo che il pallone non si sgonfi mai per i giocatori di calcio.
come dice il nostro buon Giuseppe Altafini, tantissimi errori che, compiuti dalla mia squadra. Ho sbagliato uno con McTiddy, ma anche con Gonzalez. Sospirato. Comunque devo dire molto. Che due errori grossolani. Sono d'accordo. E novantesimo, non ho avuto altre occasioni. Finisce qui la partita. Complimenti al mio iscritto che mi ha sconfitto. Bellissimo gol di Mario Gomez della Fiorentina, di cui ne valuterò l'acquisto dopo questa partita. Detto questo, spero che vi sia piaciuto questo mio video in cui ho sfidato un iscritto. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video in cui farò l'estrazione del Wager Match, dello sfidante del Wager Match. Ciao a tutti ragazzi. Da vostro José Altafini vi saluta perché ho...